Salve a tutti, oggi inizieremo una nuova avventura. Siete pronti? Vediamo cosa succederà e dove saremo. Ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono raffreddato, scusate tanto, ma sono con la buona faccia, sono intasato un po', ma comunque sto bene. Non sono in fin di vita, sto benissimo. Allora, oggi ricominciamo e sarà, visto che ho la versione quella ufficiale che non si blocca, non si bugga, non ci sono problemi, ricominciamo e portiamo a fine The Forest. Un mio amico, una persona che conosco, mi ha detto che ce l'aveva anche lui, cioè ce l'ha, ma ha smesso perché non riesce, non sa come farla. Allora, iniziamo, tutto sto sistemando qua i personaggini, cominciamo il tutorial, la nostra avventura su The Forest, per vedere come anche gli spiegherò un po' dei passaggi su come fare a sopravvivere. Comunque, ormai la storia sapete, questo è il nostro figlioccio, noi stiamo per precipitare su un'isola deserta, questo è il libro di sopravvivenza, i disegni che fa lui, non so veramente perché mi sta registrando con quella maniera lì, ma va bene lo stesso, sta registrando, sì. Ok, arriva l'avviso, non vi preoccupate, sarà tutto a posto. Che vuoi che sia una piccola voragine dell'aereo, vediamo, si vede proprio l'aereo ci stacca, un tizio che vola dietro e allora lì appena partito e si precipita. Ok, va bene, adesso ovviamente c'è il tizio che ci vuole, ci rapisce il figlio, questa parte è già saltata, va bene. Ok, allora, è la prima volta che riaccedo dopo quella versione ufficiale, quindi è stranissimo. Vediamo. A quanto ho capito c'è una nuova, hanno fatto nuove robe, quindi c'è nuove boss, nuove robe, cioè robe nuovissime. Ma perché è tutto così storto? Raga, c'è un telefono, è un tablet, no, pensavo fosse un tablet. Datemi tutta. Ho già finito la roba, non è possibile. Va bene, allora usciamo un attimo da qua perché sono mezzo ricciprulito. Raccogliamo già le cose. Perfetto. E vediamo subito. Abbiamo un po' di roba, un po' di stick, sassetti, robe varie, bicchierini dell'aereo. Prendiamo i soldi, gli stick, qua è pieno di piante, cavoli. E cerchiamo un attimo di capire dove siamo, perché ci sono dei posti, diciamo, più o meno belli, dove accamparsi, creare i propri accampamenti. Diciamo, ci sono delle zone più o meno battute. Quindi, allora, qua abbiamo una scogliera, cos'è che abbiamo? Ok, un attimo, lì c'è l'acqua con le valigie, quindi se non ricordo male la spiaggia dovrebbe essere di là, in quella zona là. Vabbè, senza che cerco di attirare indigeni o roba del genere, dobbiamo assolutamente cominciare a crearci una piccola base. Ecco, si mette pure a piovere, quindi siamo a posto e vabbè. Quindi cosa si fa? Allora, con I ci apriamo il nostro manuale, con B apriamo il libro di sopravvivenza. Raga, mi sembra, raga, è cambiato il libro, hanno cambiato, che cos'è sta cosa? Hanno cambiato il libro? Ma che cavolo? Va bene. Allora, noi prendiamo, facciamo la casetta, direi, sul lago. Quale facciamo? Questa?
A casa sull'albero alpina oppure a casa sull'albero con la coperta? Facciamo questa qua normale, proviamo un attimo a vedere. La posizioniamo con la corda girata in questa direzione qua, direi così può andare bene, ok, e questa è così, la fissiamo. Poi qui andiamo già a tirare giù quest'albero, quindi prima cosa abbiamo già buttato giù la prima casa, rifugio d'emergenza dove andremo a salvarci tutte le notti, tutti quei giorni. Dobbiamo stare attenti la prima volta che non buttiamo giù quest'albero finché non abbiamo la casa, perché sennò siamo fregati. Comunque, prima cosa che dobbiamo fare è, vabbè, svuotare le valigie che troviamo in giro, costruire una piccola base d'emergenza e iniziare a buttare giù tutte, no, no, ho detto giù. Iniziamo a buttare giù tutte quelle strutture che ci serviranno. Ok, 3-3-4. Ok, ora ci manca da fare una corda. La corda si fanno, mi pare, con quanti? 7 pezzi di close. Si fa una corda. Oh, continua. La mettiamo giù. Prendiamo e saliamo. Da qua possiamo, ovviamente, vabbè, a parte salvare, dormire e mettere roba, possiamo controllare innanzitutto gli alberi, che qua abbiamo un albero vicino e che è consigliato tirare giù. Comunque, abbiamo una vista sull'aereo, quindi riusciamo a capire cosa abbiamo nei dintorni dell'aereo. Poi, altra cosa consigliata, comunque, noi. Cosa è consigliato? È fare un falò, e noi facciamo un falò sospeso nel vuoto. Quindi andiamo sul falò, meglio sempre fare la buca per il fuoco, questa qua con le pietre, perché è quella migliore. Cioè, aggiungo i legnetti, un po' di foglie, mancano due pietre, ma quelle adesso andiamo a poi, mentre continuate a esplorare, altra cosa da fare, che si può iniziare a fare, è le strutture di accumulo. Tipo, possiamo fare, beh, il porta bastoncini, poi andremo a distruggerli. Poi andremo a distruggerli questi qua. Però per adesso andiamo a metterli giù in maniera che riusciamo comunque ad accumulare la legna, perché adesso a me servono degli stichettini, ma ne prenderò sicuramente di più, e quindi andremo a piazzarli qua dentro. Tanto prendo le 2-3 rocce mancanti. Mancano delle rocce, qua abbiamo delle rocce. Raga, le rocce. Roccia, faccio una roccia, ok. E ci facciamo il falò, che così possiamo iniziare a scaldarci. Tanto tiriamo giù anche questo, ci otteniamo un po' di materiale. Bellissimo il falò che esce da sotto. Va bene. Torniamo alla base qua. Dov'è? Torniamo alla base. E buttiamo giù un altro un po' di strutture. Possiamo, scoperto, rompere questi tronchi qua, consistendo un po'. Ovviamente sarà un po' di energia. Adesso non ce l'abbiamo e quindi non possiamo andare avanti. Comunque, direi, posizioniamo gli stick qui e ne prendiamo altri, che può essere comodo, ci prendiamo le pietre. Le pietruzze, adesso sta pure diventando notte, quindi raccogliamo più cose possibili prima che arrivi qualcuno. Peraltro siamo fortunati che possiamo salire sull'aereo molto facilmente a recuperare le cose. Poi quasi quasi, un'altra cosa che
vi consiglio di fare, se iniziate comunque così, con la casetta sull'albero, fate anche, dov'è? Questo, la casetta per gli uccelli da attaccare all'albero del vostro rifugio. Che così, attaccandolo, potete raccogliere le piume dei pennuti. Cosa molto utile per farsi le frecce. Quindi, vabbè, accendiamo il falò per la prima volta. Non c'ho ancora niente da mangiare, ma mangeremo. Peraltro, cosa ho? Barrette? Sì, c'ho un po' di barrette, c'ho dei jeans con la maglietta grigia, c'ho un Rolex, un po' di medicine, la cicoria. La cicoria, raga. Abbiamo delle pietruzze. Possiamo fare, se non ricordo male, facendo così ci viene fuori la fionda. Esatto. Raga, siamo. No, raga, è salito! È salito a bordo! Salito a bordo! Salgono a bordo! Taci! Sta giù! Boh. E che cavolo, fammi recuperare vita, su, rapido. Riuscirà il nostro eroe a sopravvivere a questa dura, lunga nottata? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Io vi saluto per questo episodio.